Se seguiamo questo nostro viaggio così come avevamo fatto con le strutture a Spezzano Albanese, a Caso Lebruzzi, a Cosenza. Riprendiamo questo viaggio sugli sperperi della sanità in questa regione, sulle strutture costruite 20 anni. Fa, mai andate in funzione o andate in funzione per poco tempo e poi lasciate nel più completo abbandono. E queste strutture di cui parliamo in questo viaggio che stiamo facendo nella nostra regione sono strutture pensate in virtù di un piano per il sistema sanitario nazionale che ha radici nel 1988. Poi diventano operativi i fondi, gli investimenti. E nel momento. In cui vengono costruiti in gran parte eh, del Mezzogiorno delle strutture che dovevano, pensate, migliorare il sistema sanitario nazionale. Stiamo parlando di investimenti per quei tempi consistenti, oggi sarebbero quasi, eh, diciamo direttamente riconducibile ad un'intera manovra finanziaria, stiamo parlando di investimenti di circa 20 mila miliardi di vecchie lire. Anche la Calabria intercettò questo pezzo importante di finanziamento per costruire tutta una serie di strutture. Stiamo parlando di ospedali, stiamo parlando di RSA, cioè residenze sanitarie assistite, di case famiglie, di strutture... Poliambolitoriale e ne sono state costruite in tante parti della Calabria, a Catanzaro, a Reggio. La stragrande maggioranza, pensate un po', è rimasta completamente abbandonata. Potremmo dire miliardi di vecchie lire buttate al vento, strutture mai andate in funzione. E nel corso degli anni sono cambiati i sistemi di governo della sanità. Con il federalismo introdotto a metà, sul fine degli anni 90, la sanità è finita in capo alla regione mai nessuno concretamente ha espresso la volontà politica di, eh, di fare un piano di riconversione per queste strutture, in alcuni casi darle ai comuni, riconvertirli ad altri usi, eh, oppure utilizzarli sempre nel sistema sanitario, questa volta regionale, per potenziare eh, i servizi in alcune aree periferiche. Niente di tutto questo, quello che stiamo vedendo, che vi stiamo testimoniando attraverso le immagini, attraverso il viaggio in questa nostra regione, è sempre il solito spettacolo. Oggi siamo a Cleto, un paese... Frontiera tra la provincia di Catanzaro e la provincia di Cosenza, un paese dalle grandi tradizioni storiche. Avete visto le immagini di un castello splendido. Qui si fa della buona amministrazione, qui c'è un festival culturale molto importante. Da questa eh, diciamo, esperienza amministrativa abbastanza illuminata, oggi invece arriviamo in questo comune a vedere il buio della pubblica amministrazione, il buio di quello che è stato realizzato, dei soldi buttati e poi lasciati nel più completo abbandono eh, alla mercé del tempo dei rovi e della, eh, del depauperamento dovuto a condizioni che poi rivelano nel corso degli anni anche la eh, diciamo. Oh, la totale, il totale errore di avere costruito anche in zone sul piano strutturale, eh, strutturale molto discutibile, alcune lesioni lo dimostrano. Questo doveva essere qui a Cleto una casa famiglia, cioè doveva essere una casa che, nella eh, sanità pensata alla fine degli anni '80, doveva accogliere gli anziani, eh, le persone. Che è abbracciata dal disagio secondo una nuova visione e una nuova filosofia, non più quella dell'emarginazione, dei ghetti, delle case di riposo, molte volte teatro di episodi poco nobile, ma centro che si, di accoglienza che si sostituisse in qualche modo alle famiglie. Una grande idea, una nobile idea, ma guardate come è finita. Una struttura bellissima addirittura che richiama ad un chiosco eh, del convento. Sono stati spesi per questa struttura circa 600 milioni di vecchie lire, oggi diremmo 300 mila euro eh, nel corso degli anni. Anche eh, i vandali si sono portati via tutto: si sono portati via gli infissi, si sono portati via il sistema dei riscaldamenti. Eppure, nonostante ciò, nonostante il tempo, nonostante l'abbandono, come potete vedere, questa struttura eh, eh, è un colpo a co al cuore vederla lasciata così perché potrebbe essere comunque utilizzata per tanti e tanti altri servizi. La struttura, come dicevamo prima, presenta anche problemi di tenuta strutturale. Come potete vedere eh, da, queste, da queste fratture eh, significa che la struttura ha avuto un cedimento. Ha avuto un cedimento anche in virtù del fatto che negli anni in cui è stata costruita le regole urbanistiche non sono quelle attuali. Si costruiva eh, diciamo, all'acqua di rose, le direzioni tecniche dei lavori erano all'acqua di rosa. E, pensate che insomma, lo sperpro dei denari non è solo legato alle strutture che poi vengono abbandonate, ma spesso sono anche legate alla eh, diciamo, oh, eh, incuria delle imprese che le hanno trattate, della direzione dei lavori. Ci sono state nel corso degli anni, non solo qui in questa struttura, ma in tante strutture, dei lavori pubblici, dei eh, modi di operare che poi lo portavano verso un buco nero. Il buco nero era quello dello sperpero del denaro pubblico. Questa struttura per qualche tempo ha avuto una sua utilizzazione. Qui c'è stata la sede della guardia medica per poco tempo, circa un anno, e poi è stata lasciata completamente eh, all'abbandono. Eh, è una delle scene, di tante scene, a cui stiamo assistendo qualche giorno fa abbiamo visto anche in quale condizione quanta struttura e quante strutture e quanto abbandono c'è all'ospedale eh, di Cetraro oggi noi proseguiamo questo viaggio e eh, testimoniamo visivamente eh, quello che appunto, eh, è successo nel corso di questi oltre 30 anni in cui insomma, i denari pubblici sono stati spesi e molto delle volte più funzionali al business della progettazione, della realizzazione e non della sua utilizzazione. Abbiamo appena visto quello che è insomma, un, un altro scempio della mala amministrazione, in questo caso è una miscela tra mala gestione delle opere pubbliche e mala sanità. E' ehm, è qui vicino a me un giovane amministratore che ovviamente con queste responsabilità ha poco a che spartire, anche perché affondano il piede lontano nel 1988 come scelta. Credo che eh, in quell'età tu più o meno oh, non, non eri nemmeno nato. Si tratta di Armando Bossio, che è vice di Cleto, un, il giovane vice sindaco di Cleto. E ha con lui, eh, insomma, cercheremo di avere qualche informazione. Innanzitutto, Vice Sindaco, quale, eh, a quando risale questa struttura? Beh, innanzitutto diciamo che noi giovani siamo portati a documentare quello che è stata la politica degli anni passati. Purtroppo negli anni passati anche questo è lì. Il risultato di alcune azioni politiche che non hanno portato a termine eh, degli obiettivi dati. Questa struttura è figlia di una volontà nazionale alla fine, dove mirava con, un eh, con finanziamenti proprio a, a risanare, a ristrutturare, a modernare quello che era il patrimonio soci sociosanitario eh, in Italia, ma soprattutto nel mezzogiorno. Questa struttura è figlia di questo, eh, questa legge finanziaria, diciamo, chiamata Ex Articolo 20, che ha permesso di, di, di mettere in piedi queste strutture che dovevano andare a migliorare insomma, quello che erano i servizi sanitari, soprattutto in Calabria. Nella provincia di Cosenza sono stati finanziati allora 14 milioni cioè, di euro, eh, che, eh, dove 600 mi, miliardi... Scusa, 600 oh, milioni delle vecchie lire sono state destinate proprio per questa struttura. Strutture che fanno parte dell'E21 che è stata sollecitata da, da poc poche sì, settimane fa, dalla, da mesi fa dall'onorevole Carlo Buccione, questa denuncia del cimitero delle opere incompiute e Ecleto risulta rientra tra questi parametri. Una struttura che risale, eh, questa di Cleto, alla fine degli anni 90. Nel 1996 si diede l'autorizzazione per poter costruire, cioè venne finanziata questa struttura e alla fine degli anni 90 venne consegnata. Alle comunità cletese. Eh, da quella consegna insomma solamente promesse e poca concretezza della politica, questa struttura è stata completamente abbandonata sia dall'opinione pubblica sia dalle istituzioni e sia eh, anche dalla politica perché volere eh, o no la politica l'ha messa in piedi ma poi l'ha abbandonata. E negli, nei, negli scorsi mesi con l'onorevole Carlo Cuccione abbiamo preso, lui ha preso questa iniziativa di documentare quello che è stato uh, l'intervento nazionale e regionale nella nostra provincia. E credo risulta tra i paesi sfortunati, tra le infrastrutture che non hanno portato seguito a quello che era l'obiettivo, quello di migliorare la vita di chi purtroppo ha avuto problemi con l'abitare, eh, di persone che purtroppo potevano avere un punto di riferimento e parlo anche di persone di Cleto che purtroppo in questi anni si sono dovuti mettere insieme insidare in strutture sociosanitarie che comprende tutta l'intera provincia, quindi il sogno di poter ritornare in questa struttura era tanta. La struttura purtroppo adesso tuttora non è in condizione di poter essere usata per quello che era il suo fine, cioè una casa di accoglienza per casa da famiglia. Qui si potrebbero ospitare almeno, non dico di più, 10-12 posti letto, potrebbe dare una possibilità di lavoro per chi è della zona del qualificato e purtroppo oggi non... Può oh, soffrire ad un salario per eh, eh, distinguersi dalla crisi, purtroppo che la scena nazionale ci lascia e purtroppo siamo qui a documentare questo scempio. Noi, eh, come amministrazione, eh, abbiamo messo nel programma elettorale già eh, tre anni e mezzo fa, ma come tutte le amministrazioni, proprio il sollecito della riutilizzazione di questa struttura, che è purtroppo è una struttura, come dicevo prima non è, è pronta per essere utilizzata, bisogna intervenirci proprio strutturalmente. Ricordiamo come ha fatto lei prima nel servizio, eh, la struttura ha, eh, rappresenta delle lesioni all'interno eh, dell'impianto. Proprio perché, oltre diciamo, alle come dire, leggerezze della direzione lavori che sono state riconosciute anche da tecnici dell'ASP, cioè che una parte della struttura purtroppo è stata tecnicamente costruita sul terreno di riporto, dove purtroppo oh, il, 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 muro di, il muro di cemento armato che doveva contenere questo terreno, è stato sì, risultato dalle indagini che con una leggera fondazione eh, che poggiò sul terreno. Quindi, è una struttura che. Eh, Porta dei problemi evidenti, un dissesto strutturale che in questi anni purtroppo, accompagnato dall'abbandono, eh, sì, ha portato a questo risultato. E dicevo prima, l'amministrazione ha l'obiettivo di eh, dare speranza a chi oggi è fuori Cleto e vuole ritornare a respirare le proprie origini. Eh, di chi, eh, Tante persone di credito hanno i propri cari fuori da questa comunità e riportarla in una comunità dove la casa insomma. Non solo, ma questa, la casa accoglienza aveva una sua finalità. Erano proprio previste nei luoghi come eh, piccoli comuni e vi dicendo, dove il problema della gestione degli anziani che più gli anni passano più andrà avanti, i dati dell'altro giorno sono chiari, in Calabria per esempio ormai ci sono più gente che muore che di quella che nasce, il che significa che ci sarà un invecchiamento progressivo della popolazione. La casa accoglienza aveva l'obiettivo di tenere questi anziani non solo diciamo, in un ambiente familiare, ma anche vicino alle proprie radici. Ma lei mi diceva che pare che insomma, una cosa del genere eh, l'avete messa in atta voi oggi. Sì, 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 noi appena subito dopo insomma, la firma... Eh, ricordiamo che questa struttura era dell'ASP, è, è, è stata dell'ASP fino a... adesso c'è stata, è stata eh, data la possibilità di averla incomodata d'uso per tre, oltre 30 anni, proprio per attivare le politiche eh, a, a usufrutto di questa struttura. E noi subito, dico proprio subito nel senso dopo pochissimi giorni abbiamo, siamo, abbiamo fatto in tempo di presentare un progetto con la legge numero oh, 33 regionale, proprio presentando un progetto di casa solidale al, che prevedeva il finanziamento alla Regione Calabria, a, al Dipartimento dei Lavori Pubblici, proprio per permettere il recupero di questa struttura che se dovesse essere finanziata con le richieste fatte nel progetto insomma, dovrebbe rappresentare un'ottima, una bellissima e come dire, concreta realtà non solo per Cleto ma lo potrebbe essere per l'intero comprensorio ed è proprio quella di adibirla per per cui è nata, cioè una casa famiglia, un centro di accoglienza con più uh, come delle attività sociali che potrebbero essere inerenti, proprio come dicevo prima, per scia della crisi nazionale, uh, uso frutto di tutto il comprensore di chi purtroppo oggi vive in condizioni non uh, come dire, normali, quelle che dovrebbe offrire un paese civile e democratico come questo della nostra Italia. Io una domanda, me la pongo. Lei è indubbiamente è un giovane amministratore, uno di questa nuova generazione, ecco. eh, e che si trova però insomma, non a fare chiacchiere, ma già a gestire problematiche. Ecco, di fronte eh, a questo, a questo diciamo, fallimento evidente, o almeno di una parte delle politiche anche finalizzate al mezzogiorno, che idea si è fatta? Cioè, qual è la sua riflessione? Ecco, diciamo, come dicevo, appena ho iniziato a parlare, che noi giovani ora ci troviamo a fare politica. Con un'eredità pesante, l'eredità un di uno sperpero di denaro pubblico. E questa è la prova, ma come ereditiamo diversi eh, settori, tipo la sanità, tipo l'agricoltura, qualsiasi settore, soprattutto non del Mezzogiorno, ma dico della Regione Calabria. E a fare politica ci vuole come dire, la consapevolezza di mettersi in campo con la giusta umiltà, con la giusta responsabilità comune e di portare a galla i fatti per poterne eh, scaturire la lezione giusta per poter indirizzare noi giovani, soprattutto la strada maestra per fare politica, ma soprattutto per permettere di avvicinarci all'opinione pubblica dicendo che quello che è stato il passato può anche essere eh, può anche deve servire da lezione per chi un domani, oggi, il presente oggi sono io che sto parlando ma ci sono tanti giovani che fanno politica attivamente nei propri territori, che il passato ci serve servire da lezione e che si può veramente sperare, questa è una distrazione della politica, della buona, perché la politica l'ha creata, l'ha abbandonata e oggi la politica l'ha andata a riprendere il gestione di questa struttura e io mi impegnerò personalmente insieme all'amministrazione e al sindaco di dare eh, questa, di portare di fare il portabandiere delle giovani generazioni che vogliono portare credibilità e avvicinarsi al mondo della politica con eh, il contatto dei problemi e soprattutto dei cittadini. E noi in questo cercheremo di dare voce e di dare visibilità ad una, eh, diciamo, a un auspicio che non può che essere condivisibile oltre che eh, positivo, perché poi eh, la speranza non deve venire mai meno, altrimenti non avrebbe senso né il lavoro che faccio io denunciando queste cose né il lavoro che fa il giovane Armando Bossio che insomma, non ci ha detto di quale anno, quale anno è nato. Sono nato nel 1989, a 21 anni ho avuto la bellissima possibilità di esprimermi come politico qui a 21 anni a Cleto. Ecco qui, eh, Armando Bossio nasceva quando il muro di Berlino cadeva, quindi in un altro, eh, pa, un altro pezzo di storia che si è aperto e che ci sta accompagnando fino ai nostri giorni. E da Cleto vi lasciamo, ma eh, non vi lasciamo Uh, non abbandoniamo il problema ma ci sposteremo su un altro comune qui vicino per darvi conto di un'altra situazione del genere. Da Cleto siamo trasferiti, ci siamo trasferiti in un paese un po' più vicino, San Pietro in Amantea, per seguire le tracce di quello che già abbiamo visto a Cleto, abbiamo visto a Spezzano Albanese, abbiamo visto a Casole Bruzio, le strutture sanitarie in completo abbandono, nate da un provvedimento finanziario sul fine degli anni Ottanta e realizzate a metà anni 90. Questa volta, come dicevamo, siamo in un bellissimo paese, eh, un piccolo paese. Con pochissimi abitanti, 500 in tutto, ma nel centro sono rimasti in 150. Qui avevano realizzato questa struttura. Eh, a differenza delle altre, per un certo periodo questa struttura ha funzionato come centro diurno. Qui venivano dei ragazzi disabili, Down, altri tipi di, di sindrome, insomma, avevano trovato una loro eh, dimensione assistenziale e visto anche la bellezza del paese. Eh, insomma anche un, un certo calore nell'accoglienza da parte anche degli abitanti di qua. Poi a un certo punto, come succede in Italia, in Calabria in maniera particolare, cominciano a sorgere dei problemi. I problemi, pensate un po', sorgono sulla destinazione d'uso di questo. Fabbricato. Eh, insomma era nato per altre finalità sempre sanitarie, ma non quelle del centro diurno e della eh, diciamo, accoglienza eh, di questi ragazzi disabili. Inizia quindi una lunga, eh, un lungo oh, rimbalzar, rimbalzare di lettere e non lettere tra amministrazioni, tra uffici dell'ASPI. Il risultato è che questo Uh, centro diurno. E questa struttura con esso a un certo punto ha dovuto chiudere i battenti. Siamo alle solite: lo Stato che marcia contro lo Stato, il pubblico che marcia contro il pubblico, fino all'epilogo all all e all'abbandono delle strutture che sono costate centinaia migliaia, di migliaia di euro, come queste, e che oggi sono nel più completo stato di abbandono. In un paese. Come eh, San Pietro in Amantea, un paese bellissimo, lo avete visto dalle immagini introduttive a quest'altra vicenda che vi abbiamo voluto mostrare. Tra l'altro costruiscono questa struttura in un posto impervio, siamo scesi con grande fatica con l'auto per venire a trovare questa struttura, avete visto la strada nell'intro che abbiamo fatto, eppure questo paese è bellissimo, ha una sua architettura. Bene, è stata costruita qui questa struttura, è stata utilizzata per fini positivi per un certo periodo. E adesso ha fatto la fine che hanno fatto tutte le altre, completamente abbandonate. E non sappiamo come e quando se ci sarà qualcuno che finalmente si porrà l'obiettivo di recuperare questo eh, enorme patrimonio eh, sanitario e, immobile, e immobiliare. Ad altri fini, e comunque. A renderli produttivi, ci sono anche delle proposte in merito che eh, pensate, potrebbero dare lavoro proprio in questo campo: nel campo dell'accoglienza, nel campo delle case solidali, nel campo dell'assistenza all'handicap, potrebbero dare qualcosa come 500 posti di lavoro. E questo è, eh, hanno quantificato in un progetto il recupero di queste 21 strutture nella provincia di Cosenza, ma altrettante sono nella provincia di Catanzaro e altrettante nella provincia di Reggio. Complessivamente fu un intervento che costò circa 28 miliardi di vecchiaure, 14 milioni di euro. Un patrimonio che riconvertito potrebbe dare servizi, potrebbe dare civiltà sanitaria ad una regione che ne ha tanto bisogno e potrebbe dare anche l'occupazione che è una delle tante tante aspettative che questa terra ha Purtroppo ad oggi siamo a queste situazioni, purtroppo ad oggi eh, eh, siamo costretti a mostrare non modelli positivi di eh, buona sanità, ma modelli negativi di cattiva amministrazione e di sperpero delle risorse del patrimonio che comunque è stato costruito sulla pelle con le risorse dei cittadini e dei eh, calabresi tutti. Per oggi, il nostro viaggio, quest'ulteriore viaggio finisce qui, ma vi daremo appuntamento uh, ad altri, verso altri viaggi, per mostrarvi altre strutture, per mostrarvi altre contraddizioni. Da San Pietro ad Amantea, l'inviato speciale vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime puntate.